Si è tolto la vita a causa dei tanti, troppi debiti che da mesi lo tormentavano. Il proprietario di una nota attività rivenditrice di prodotti per parrucchieri è stato trovato privo di vita sabato mattina, intorno alle 9, nel suo negozio in via Don Luigi Palazzolo a Bergamo. Il gesto è l'estrema conseguenza di una forte depressione che tormentava il 48enne, nata con la chiusura di un'altra attività, sempre legata al mondo della bellezza e dei cosmetici, che per anni ha portato avanti col fratello, prima del fallimento. Il corpo è stato rinvenuto dagli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri con una pattuglia. Prima di togliersi la vita, venerdì sera, l'imprenditore si è recato nel solito bar chiedendo di bere un prosecco, l'ultimo perché una volta rientrato nel suo negozio ha deciso di mettere la parola fine a una vita troppo tormentata dalla crisi economica. La crisi quindi uccide nel vero senso della parola. A dimostrarlo un rapporto Osserva Salute 2012 dell'Università Cattolica di Roma, secondo il quale il fenomeno dei suicidi è cresciuto del 30% negli ultimi anni. A decidere di togliersi la vita sono specialmente gli uomini. Si stima infatti che nel 77% dei casi si tratta di un uomo. Secondo lo studio, poi, gli italiani fanno sempre più uso di farmaci antidepressivi, un fattore non trascurabile, visto che l'assunzione di questi medicinali è quadruplicato in 10 anni, passando da circa 8 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti del 2000 alle 36 del 2011.